una scelta fuorviante tra stanca retorica difesa da una parte di un'Europa che ha mostrato gravi carenze e storture nel cammino della sua integrazione e dall'altra parte agitazione distruttiva contro l'euro e contro l'Unione. Sì, puramente distruttiva, anche se in nome di un'immaginaria altra Europa da far nascere sulle rovine di quella che abbiamo conosciuto. No, i termini della scelta non sono questi. Infatti, posti di fronte a una drammatica crisi finanziaria. Giorgio, prego. Vielen Dank. Grazie. Ma a volte succedono questi intermezzi, ora può proseguire, prego.